avete vinto e soprattutto avete convinto. Sì, oggi credo che è stata una prova di carattere, di un po' anche abbiamo migliorato il gioco rispetto all'ultima partita, credo, e quindi c'è ancora strada da fare, però credo che è stato molto positivo quello che ha dimostrato oggi la squadra, la voglia di andare avanti, la voglia di fare bene e quello che ci siamo messi al lavoro, quindi ci siamo un po' guardati in faccia, abbiamo parlato cose buone, cose positive, quindi la strada giusta per andare avanti. Ecco, l'avete sentito un po' il peso di questo periodo un po', Paco? Sì, diciamo che ci sono state delle prestazioni forse non accorti, comunque abbiamo lasciato dei punti per strada, noi siamo i primi. Siamo i primi a sapere quello e a renderci conto e cerchiamo sempre di fare meglio. Lo sappiamo e dobbiamo venire fuori. Credo che sempre che siamo andati in difficoltà, poi abbiamo fatto una gara, cioè abbiamo fatto con Ravenna, poi a Padova abbiamo vinto 3-0, abbiamo fatto un 3-2, adesso abbiamo vinto 3-0. Non dobbiamo arrivare a quel punto. Senti, nel secondo set pesava la palla alla fine per rivedere un po' i fantasmi di Latina con una rimonta, o comunque quando sei lì si gioca e pensi solo a portare a casa quel parziale? No, quando sei lì si gioca, non si pensa tanto. Poi oggi avevamo gli schiacciatori in grande forma, quindi su quelle palle andavamo tranquilli. Tanti palloni a Petri, ci hai voluto controllare che le ginocchia fossero. Oggi Nema sì. È stato un po' fermo, quindi si è rimesso in gioco da pochi giorni, ci abbiamo trovato un po' la palla, poi ha viaggiato non solo di numeri, però ha fatto una grande prestazione, io sono contento per lui. Secondo set, 44 palloni, 33 due schiacciatori, sono delle situazioni in cui il palleggiatore lì deve andare istinto, deve buttare via tutti i fogli tattici prima della partita. No, mi è venuto un po' in mente la partita con Trento della Supercoppa, che gli schiacciatori stavano viaggiando, quindi mi sono appoggiato su di loro. Nei momenti caldi della partita bisogna cercare quello che sta andando meglio e in quei momenti sono stati loro. L'altra partita i centrali avevano fatto molto bene, arriverà la partita dove tutti insieme facciamo bene, stiamo lavorando per quello.